Per capire il senso di queste altre colonne in questa tabella Excel e per capire anche come si fa a calcolare la costante elastica della molla con il metodo delle oscillazioni dinamiche, dobbiamo studiare la dinamica dell'oscillatore armonico. La dinamica dell'oscillatore armonico vuol dire la dinamica di un oggetto, un punto materiale, di massa m che si muove di modo armonico sottoposto all'azione della forza elastica. Attenzione però che nel nostro esperimento delle oscillazioni non agiva soltanto la forza elastica sull'oggetto, ma agiva anche la forza peso, cosa che invece giustamente in questa figura non accade dal momento che la forza peso è perfettamente bilanciata dalla forza vincolare del piano d'appoggio. Quindi in questa situazione veramente c'è soltanto la forza elastica. Invece in quest'altra situazione oscillante c'è anche la forza peso, però si può dimostrare che l'unico effetto della forza peso è quello di spostare in basso il punto di equilibrio, cioè la massa appesa compie un moto armonico che è centrato intorno a questo livello, cioè il livello dell'allungamento statico. In altre parole, una volta appesa la massa alla molla, la molla si allunga di un allungamento statico e si porta a questo livello qua. Dopodiché, tirando con la mano il peso verso il basso e lasciandolo andare, il peso compie un moto armonico centrato intorno al livello dell'allungamento statico. E ai fini dello studio di questo moto armonico è come se la forza peso non ci fosse più. È come se ci fosse solo la forza elastica, dal momento che la forza peso ha avuto l'unico effetto di spostare il centro del moto armonico da qua a qua giù. Tutto questo si può dimostrare che la forza peso non gioca più alcun ruolo dopo aver traslato in basso il centro di oscillazione del moto armonico. Quindi questa situazione fisica diventa identica a quest'altra con la molla che oscilla avanti e indietro rispetto alla sua lunghezza di riposo. Ricordiamo quali sono gli aspetti cinematici del moto armonico. Poi vedremo gli aspetti dinamici applicando la legge di Newton, la legge del moto. Le grandezze cinematiche del moto armonico sono la posizione, la velocità e l'accelerazione di questo punto materiale. La posizione è lo spostamento rispetto alla posizione di riposo della molla e durante lo studio del moto armonico avevamo dimostrato che la posizione di questo punto materiale si calcola con la forza con la formula R coseno di omega t. R è l'ampiezza del moto armonico, cioè quanto a destra e quanto a sinistra rispetto alla posizione centrale questo punto materiale fa delle escursioni, in particolare questo punto materiale oscilla tra il punto A e il punto B, quindi R è la distanza tra il centro di oscillazione e B, oppure il centro di oscillazione e A, questo è R, l'ampiezza del moto armonico. Questa formula invece ci dice che la posizione del punto materiale è una posizione variabile nel tempo, è una posizione che oscilla avanti e indietro di moto armonico tra A e B. Allo stesso modo avevamo dimostrato la formula per la velocità, che anche lei dipende dal tempo e è massima quando il punto materiale passa al centro e invece è minima alle estremità, dove la velocità per un attimo si azzera. Infine c'è la formula dell'accelerazione, che è meno omega quadrato per r coseno omega t. Anche l'accelerazione dipende dal tempo, però al contrario della velocità è massima alle estremità, quindi la massima accelerazione si ha in A e B, che si chiamano punti di inversione del moto, e invece l'accelerazione è zero quando il punto materiale passa per il centro. In queste formule omega è la pulsazione del moto armonico, 2π greco su t. In pratica rappresenta quante oscillazioni complete, per oscillazione completa si intende per esempio se parte da B il punto materiale che deve tornare in B, non in A. Un tipico errore degli studenti è considerare mezza oscillazione e confonderla con un'oscillazione completa, tipo BA non è un'oscillazione completa, è solo mezza oscillazione. Allora dicevamo che omega rappresenta quante oscillazioni complete fa il punto materiale in 2π greco secondi, cioè praticamente in 6,28 secondi.